Benvenuti nel nostro video dedicato alle 20 straordinarie frasi di San Giuseppe Moscati, il santo medico, che ci offrono preziose riflessioni sulla salute spirituale. Scopriremo insieme le parole ispiratrici di questo santo, che ci guideranno verso una vita più equilibrata e piena di significato. Preparatevi per un'esperienza di crescita spirituale mentre esploriamo il messaggio di fede e amore di San Giuseppe Moscati. Non perdete queste parole di saggezza che possono trasformare la vostra vita. Ama la verità, mostrati qual sei, e senza infingimenti e senza paure e senza riguardi. E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala, e se il tormento, e tu sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio. Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni periodi, e solo pochissimi uomini sono passati alla storia per la scienza, ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo dell'eternità della vita, in cui la morte non è che una tappa, una metamorfosi per un più alto ascenso, se si dedicheranno al bene. Ricordatevi che, seguendo la medicina, si assume la responsabilità di una sublime missione. Perseverate, con Dio nel cuore, con gli insegnamenti di vostro padre e di vostra mamma sempre nella memoria, con amore e pietà per i derelitti, con fede e con entusiasmo, sordo alle lodi e alle critiche, tetragono all'invidia, disposto solo al bene. La vita è un attimo, onori, trionfi, ricchezza e scienza cadono, innanzi alla realizzazione del grido della Genesi, del grido scagliato da Dio contro l'uomo colpevole, tu morrai. Ma la vita non finisce con la morte, continua in un mondo migliore. A tutti è stato promesso, dopo la redenzione del mondo, il giorno che ci ricongiungerà ai nostri cari estinti, e che ci riporterà al supremo amore. Negli ospedali la missione delle suore, dei medici, degli infermieri, è di collaborare a questa infinita misericordia, aiutando, perdonando, sacrificandosi. Bellezza, ogni incanto della vita passa. Resta solo eterno l'amore, causa di ogni opera buona, che sopravvive a noi, che è speranza e religione, perché l'amore è Dio. Il dolore va trattato non come un guizzo o una contrazione muscolare, ma come il grido di un'anima, a cui un altro fratello, il medico, accorre con l'ardenza dell'amore, la carità. Esercitiamoci quotidianamente nella carità. Dio è carità. Chi sta nella carità sta in Dio e Dio sta in lui. Non dimentichiamoci di fare ogni giorno, anzi in ogni momento, offerta delle nostre azioni a Dio compiendo tutto per amore. Coltivando nel cuore rancori, si finisce per trascurare questa missione, affidata dalla provvidenza a coloro che assistono gli infermi, si trascurano pure gli infermi. Gli ammalati sono le figure di Gesù Cristo. Molti sciagurati, delinquenti, bestemmiatori, vengono a capitare in ospedale per disposizione della misericordia di Dio, che li vuole salvi. Mio Gesù amore! Il vostro amore mi rende sublime, il vostro amore mi santifica, mi volge non verso una sola creatura, ma a tutte le creature, all'infinita bellezza di tutti gli esseri, creati a vostra immagine e somiglianza. Ricordatevi che vivere è missione, è dovere, è dolore. Ognuno di noi deve avere il suo posto di combattimento. In tutte le vostre opere, mirate al cielo, e all'eternità della vita e dell'anima, e vi orienterete allora molto diversamente da come vi suggerirebbero pure considerazioni umane, e la vostra attività sarà ispirata al bene. Amiamo il Signore senza misura, vale a dire senza misura nel dolore e senza misura nell'amore. Riponiamo tutto il nostro affetto, non solo nelle cose che Dio vuole, ma nella volontà dello stesso Dio che le determina. Che cosa possono fare gli uomini? Che cosa possono opporre alle leggi eterne della vita? Ecco la necessità del rifugio in Dio. Ma tuttavia noi medici dobbiamo cercare di alleviare la sofferenza.
Non dimenticate di alimentare l'anima col ricevere Nostro Signore nella Santa Comunione, così come alimentate, ed è vostro imprescindibile dovere, il corpo. Ricordatevi che non solo del corpo vi dovete occupare, ma delle anime gementi, che ricorrono a voi. Quanti dolori voi lenirete più facilmente con il consiglio, e scendendo allo spirito, anziché con le fredde prescrizioni da inviare al farmacista. Siate in gaudio, perché molta sarà la vostra mercede, ma dovrete dare esempio a chi vi circonda della vostra elevazione a Dio. Il medico si trova in una posizione di privilegio, perché si trova tanto spesso a cospetto di anime che, malgrado i loro passati errori, stanno lì lì per capitolare e far ritorno ai principi ereditati dagli avi, stanno lì ansiosi di trovare un conforto, assillate dal dolore. Beato quel medico che sa comprendere il mistero di questi cuori e infiammarli di nuovo. Non c'è che una gloria, una speranza, una grandezza, quella che Dio promette ai suoi servi fedeli. Ogni tanto il Signore dà un segno della sua presenza e consapevolezza. All'improvviso muore un ammalato, che non si è saputo attrarre e circondare di cure affettuose. Speriamo che il Signore gli sia vicino, nel momento estremo. Grazie per aver condiviso questo prezioso momento con noi alla scoperta delle 20 frasi di San Giuseppe Moscati, un vero esempio di fede e dedizione. Speriamo che queste parole abbiano ispirato e arricchito la vostra ricerca di salute spirituale. Vi invitiamo a riflettere su queste citazioni e ad applicare il loro messaggio nella vostra vita quotidiana. Continuate a coltivare la vostra crescita spirituale e a diffondere amore, compassione e gentilezza in tutto ciò che fate. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi al nostro canale per ricevere altre ispirazioni spirituali. Grazie ancora e a presto!